Napoletano dei morti, che dite a Napoli non sono mai morti? Sì, perché in realtà sono una presenza costante, del resto ci ricolleghiamo sempre a San Gregorio Armeno. L'idea dei tenati, l'idea di queste presenze familiari che in qualche modo poi diventano i custodi, i tutori della famiglia, della casa. E anche proprio dai misteri, noi abbiamo avuto modo di approfondire i culti delle tra i più affascinanti sicuramente delle Capuzzelle, che di solito non tutti magari conoscono il rito, ma non ci si sofferma tanto su una cosa che a volte passa inosservata. Sono loro che scelgono noi, siamo noi che in qualche modo andiamo nei loro luoghi, li andiamo ad incontrare in quell'idea straordinaria che è il purgatorio, che in qualche modo inizialmente era un aggettivo, quindi purgante, e poi è diventato un sostantivo, il purgatorio, è diventato un luogo sospeso in qualche modo, sembra quasi il luogo napoletano per eccellenza, il terzo luogo, il non luogo, ed è lì che loro aspettano, ed è soltanto napoletano, è fortissima la sensazione che in qualche modo noi andiamo a ricollegarci con loro. Gli offriamo il nostro sostegno, il nostro refrisco, e in cambio loro ci danno la cosa più immediata, che sono i numeri, il sollievo, no? più veloce. Io poi volevo aggiungere una cosa sull'idea dell'euro. La mia sensazione lavorando su Napoli, anche in una chiave turistica, con Luna di Sedano abbiamo immaginato dei percorsi di narrazione che non sono percorsi turistiche, con guide turistiche, ma percorsi di narrazione, abbiamo fatto anche con Maurizio, percorsi con narrazioni di scrittori, voci di storici, l'idea di vedere questa città da un altro punto di vista. E la sensazione è che ci si accontenti facilmente di un patrimonio straordinario che ci è stato dato. E che cos'è San Gregorio Armeno? È un luogo di commercio, tuteliamo il commercio, è un luogo di patrimonio artistico culturale, tuteliamo quello, che si paghi, perché va bene. L'idea che ci si sieda in una chiesa dei tribunali, ci si trovi davanti una delle opere più straordinarie che esistono al mondo, che sono le sette opere di misericordia, che sono gratis, ci rende sicuramente un popolo superiore, straordinariamente lungimirante, però nello stesso tempo forse abbiamo dimenticato il valore delle cose che abbiamo. Certo. Qui alla Feltrinelli Maurizio Agnese possono contare anche sulla collaborazione di un bravissimo fotoreporter. Prima abbiamo parlato di Siano, è bravissimo anche lui, è giovane, ha un grande talento, si chiama Alessandro Pone, è qui presente. Maurizio, eccolo lì, non ti vedevo, scusa. Allora Maurizio, spiegaci cosa vediamo adesso. No, adesso vediamo una serie, mentre continuiamo a parlare, di scatti fotografici sulla città, che è giusto l'occasione per presentare Alessandro, che è giovanissimo, è un talento naturale, e anche perché così ci alleggerisce la chiacchierata, perché poi questo libro è pieno di contenuti, ma è anche molto frizzante, insomma, cioè piccoli pezzi, cose carine. Pieno di chicche. Allora, partiamo da Agnese. Agnese, quindi il microfono tocca a lei. Agnese, voi parlate anche di diversi personaggi. Qual è il personaggio femminile? Io ho la mia idea, non so se è la stessa tua. Comunque, qual è il personaggio femminile che un po' tutti dovremmo conoscere meglio per capire la nostra città? In realtà io ti dico qual è il mio personaggio preferito, che è quello che in qualche modo ho scoperto lavorando a 101 donne, e mi strugge il fatto che non esista una piazza, non gli è dedicata neanche una targhetta, come se in qualche modo il fatto che non le sia riconosciuta una storia ufficiale non basti la nostra storia a renderla ufficiale. E ritorniamo anche forse all'impegno di Luna di Seta, lo dico con orgoglio, abbiamo fatto una petizione anni fa, rimasta inascoltata. Non esiste traccia di Maria Sofia di Borbone, l'ultima regina del Sud. A prescindere, secondo me, da quello che può essere la posizione storica o dall'idea appunto della memoria che in qualche modo forse ci ha rappresentato dopo, l'Unità d'Italia, sono curiosissimi, rispettiamo i nostri caduti, no, italiani che vengono dal Sud. Non possiamo dimenticare questa ragazzina che sul fronte di Gaeta ha combattuto fino all'ultimo, ha sostenuto l'esercito, ha sostenuto emotivamente Francesco II, perché lei credeva che in qualche modo Napoli e il regno delle sue due Sicilie dovessero rimanere indipendenti. E noi, se vogliamo incontrarla, probabilmente, infatti questo è uno degli itinerari, dei percorsi dove trovo le donne che non leggono i libri, probabilmente le trovo nelle uniche tracce che in qualche modo Napoli ha custodito gelosamente,
E Maria Sofia in realtà non la troviamo quasi da nessuna parte, la troviamo a Gaeta, se abbiamo voglia in qualche modo di tornare a respirare quell'aria, la troviamo a Santa Chiara dove c'è ancora la cappella di famiglia. Noi stranamente quando siamo stati a San Gregorio abbiamo incontrato Carlo di Borbone, non era un fantasma, ma ripeto, a prescindere da sentimenti più o meno nostalgici che stanno nascendo, io credo che si debba restituire una certa memoria. Siamo orgogliosissimi di questa memoria che in qualche modo è il nostro sangue in questo momento, quindi non rendergliene il giusto atto significa privarci noi di qualcosa di straordinario.